Domenica a San Benedetto del Tronto, la formazione Under 17 di Gigi Molino si gioca il sogno tricolore di categoria ad affrontare i Lupacchiotti, le migliori tre d'Italia, Ancona, Cesena e Renate, Avellino unica compagine del centro-sud. La vittoria di rimonta contro il Latina Venticano ha caricato la truppa del Drago, che sarà supportata nelle Marche da tantissimi sostenitori. Secondo i rumors, in tanti hanno già prenotato gli alberghi sulla costa adriatica. Competizione difficilissima, visto che il Cesena è la squadra campione uscente, allenata dall'ex calciatore professionista Yuri Tamburini. Bilò invece è il trainer dei Dorici dell'Ancona, mentre ad allenare il Renate è Giovanni Cristiano. Domenica alla Riviera delle Palme, atmosfera da grande per i biancoverdi. Per i ragazzi di Molino sarà grande visibilità. Si sposteranno tutti gli addetti ai lavori presso lo stadio marchigiano. Dovrebbe raggiungere San Benedetto del Tronto anche l'intero staff tecnico della prima squadra, da Perinetti a Condò. La squadra di Molino inoltre, nonostante le corazzate, ci arriva con grande entusiasmo e da 14 risultati utili di fila, frutto di 10 vittorie consecutive in campionato e 2 pareggi e 2 vittorie nella post-season. Comunque vada, resta una grande, esaltante stagione per i Lupacchiotti del Drago.